Buonasera e bentrovati alla terza edizione della TG6. Apriamo con la cronaca. È stato ucciso dalla polizia a Sesto San Giovanni il presunto attentatore della strage di Berlino, Anis Amri, 24enne, tunisino. Dopo un conflitto a fuoco con gli agenti della volante è stato colpito a morte. Ferito uno dei due agenti, anche se non è in pericolo di vita. Alfredo Primante. Si aggirava armato per le vie di Sesto San Giovanni. Anis Amri, il killer di Berlino, era a piedi nei pressi della stazione in piazza Primo Maggio quando la polizia, attorno alle 3 di questa notte, nel corso di un normale controllo, lo ha fermato. Amri, alla richiesta di mostrare i documenti, ha risposto estraendo la pistola calibro 22 che portava con sé ed ha fatto fuoco contro gli agenti Cristian Movio e Luca Scatà. Movio è stato raggiunto da un proiettile alla spalla ed è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Scatà ha risposto al fuoco uccidendo il terrorista che, prima di morire, avrebbe urlato Allah Akbar, Dio è grande, un grido ormai divenuto marchio di fabbrica del fondamentalismo islamico. È terminata così la fuga dell'uomo che a bordo di un tir lunedì scorso si è abbattuto sul mercatino di Natale di Berlino, uccidendo 12 persone tra cui Fabrizia Di Lorenzo, 31enne, di Sulmona. Secondo i primi accertamenti della Digos, coordinati dal capo dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili, Anis Amri è arrivato in Italia dalla Francia, in particolare da Chambéry in Savoia, da dove ha raggiunto poi Torino. Dal capoluogo piemontese avrebbe preso un treno per Milano, dove è arrivato attorno all'una di notte. Infine, dalla stazione centrale si è spostato a Sesto San Giovanni, dove ha incrociato gli agenti della squadra volante. Le prove degli spostamenti sarebbero nello zainetto del 24enne tunisino, in cui ci sono i biglietti del treno. Agli agenti della polizia, il ministro dell'interno Marco Minniti ha rivolto un ringraziamento speciale, non prima di aver ricordato come il sistema di sicurezza italiano abbia complessivamente funzionato. Nei prossimi giorni andrò personalmente ad abbracciarlo. Gli ho fatto gli auguri di Buon Natale, dicendogli anche che grazie alle persone come lui gli italiani potranno fare un Natale ancora più felice. E consentitemi alla fine di ringraziare tutto il dispositivo di sicurezza del nostro paese, di cui l'Italia deve essere orgogliosa. Minniti non si è sbilanciato sulle indagini in corso sia in Germania che in Italia. Il corpo di Amri è stato identificato tramite le impronte digitali, le stesse lasciate sul camion della morte. Bisognerà chiarire come è stato possibile che sia arrivato indisturbato in Italia attraversando Germania e Francia e perché abbia cercato riparo proprio nel nostro paese, dove era stato detenuto per 4 anni nel carcere di Palermo. La morte di Amri, ad ogni modo, fa tirare un sospiro di sollievo a tutta l'Europa in un clima che comunque resta molto mesto. Intanto a Sulmona, la città di Fabrizia, dove ieri sera sono scese in piazza per una fiaccolata a 2000 persone, si attende il rientro della salma per l'ultimo saluto della città alla ragazza, la cui unica colpa è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Alla famiglia di Lorenzo, il presidente del Consiglio, Gentiloni, questa mattina ha voluto rivolgere il suo pensiero. Cogliere questa occasione per stringerci, noi del governo, e tutti gli italiani, in un abbraccio ai familiari di Fabrizia Di Lorenzo. Come ho detto anche ieri, italiana esemplare rimasta uccisa in questa strage. Ed è previsto per domani alle 11.30 all'aeroporto di Roma il rientro in Italia della salma di Fabrizia Di Lorenzo. Sarà la Procura di Roma a valutare se sia necessario disporre un esame autoptico, se siano sufficienti gli accertamenti medici effettuati dalle autorità tedesche. E chiedono maggiore tutela e più controlli. Imprenditori e cittadini della Vallata del Foro, assieme alle forze dell'ordine, si sono ritrovati nella sala consigliare del comune di Villa Magna per cercare di capire quali strategie adottare per arginare il fenomeno. Ascoltiamo. Per cui sinceramente noi ci sentiamo un po' lasciati in abbandono, non vediamo forze dell'ordine, non vediamo pattuglie in giro di notte, non vediamo niente, ma comunque noi siamo anche abbonati con queste agenzie di sicurezza, insomma, cioè,
che anche loro, a me quando hanno fatto il primo furto, sono arrivato dopo tre quarti d'ora. Nella vallata del Foro è piena emergenza microcriminalità. Una raffica di furti sta mettendo in allarme i cittadini e gli imprenditori che da tempo lamentano di essere abbandonati dalle istituzioni in balia delle scorribande dei ladri. Mi hanno rubato due vetture. E di continuo, perché non è la prima volta, è successo anche tante altre volte che sono venuti. Una volta mi hanno rubato una moto, comunque ci sono denunce depositate appunto alla caserma dei carabinieri, ma purtroppo siamo scoraggiati sotto questo aspetto, non sappiamo ancora cosa fare e come ci dobbiamo comportare. Le strategie per combattere e arginare il fenomeno criminale sono state al centro di un incontro nella sala del Consiglio Comunale di Villamagna, a cui hanno partecipato tanti cittadini e imprenditori, oltre a rappresentanti delle forze dell'ordine e sindaci. Noi chiediamo un maggiore controllo del territorio, chiediamo maggiore attenzione e che venga predisposta una strategia idonea a tutelare sia le aziende sia i privati, perché qui i furti sono all'ordine del giorno, entrano nelle abitazioni ed entrano dentro le attività. Tutti convinti che solo attraverso la sinergia e la collaborazione si possa porre un freno alla microcriminalità, che sta creando un forte allarme sociale e che sta mettendo in ginocchio le piccole imprese che operano lungo la valle. È necessario che ci sia una sinergia tra gli enti locali, i responsabili della sicurezza a tutti i livelli, per mettere insieme quelle che sono le nostre forze, anche perché l'aiuto delle nuove tecnologie sì, è importante, però credo che bisogna fare insieme un piano della sicurezza. Ci abbiamo 13 km quadrati di strade noi a Villamagna, l'Unione dei Comuni sono 10.000 abitanti, sono tre carabinieri, Villamagna è ripateatina, non ce la fanno, insomma, la colpa penso che non sia neanche loro, insomma. Speriamo in un aiuto maggiore, vediamo un po' se possiamo installare delle telecamere lungo la vallata, e già qualche ditta ne usufruisce. Oltre 750.000 luci natalizie prive del marchio CE, circa 3.000 capi di abbigliamento con marchio contraffatto sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vasto, coordinata dal Superiore Comando Provinciale di Chieti, nell'ambito delle azioni mirate a tutelare le attività commerciali regolari. Le luminarie sono state trovate dai finanzieri in un esercizio commerciale di Vasto, gestito da un cinese, scattata una sanzione amministrativa di 16.000 euro. Il secondo servizio è scaturito da un controllo sull'autostrada A14 tra i caselli Vasto Sud e Val di Sangro. Durante l'ispezione di un furgone, una pattuglia ha scoperto 3.428 articoli di abbigliamento per bambini. Oltre ad avere il marchio contraffatto, erano in tessuto con coloranti di qualità scadente, dato che da un semplice sfregamento la colorazione dell'articolo svaniva. Il proprietario della merce è stato denunciato. E dati contrastanti sull'andamento economico del mese di dicembre in Abruzzo: da un lato Confartigianato parla di successo per i prodotti artigianali gastronomici, dall'altra parte la CISL denuncia l'assenza di politiche economiche a sostegno delle piccole imprese che vengono abbandonati al loro destino. Francesca Romana Testi. Manca poco, alla fine del 2016 si tirano le somme dell'andamento dell'economia da parte di associazioni e sindacati. Secondo Confartigianato in Abruzzo, nel mese di dicembre sono stati 121 milioni di euro quelli spesi per le prelibatezze artigiane, contando 10 prodotti agroalimentari riconosciuti come DOP, IGT e STG e 148 i prodotti tradizionali. La CNA invece specifica il trend positivo solo per il settore alimentare, di fronte a un calo generalizzato della spesa che punta nella speranza dei saldi per rimpinguare le proprie casse. Decisamente meno positivo invece il quadro dipinto dalla CISL, che continua a denunciare la grande difficoltà vissuta dalle piccole imprese escluse dalle iniziative di tipo economico presentate negli ultimi tempi. L'Abruzzo non ce la farà soltanto col traino delle grandi e delle medie, ha bisogno che il tessuto imprenditoriale delle piccole, che rappresenta il 95% dell'entità totale delle imprese e soprattutto il 52% dell'occupazione regionale, e quindi nei bandi vanno previste misure specifiche per le microimprese. Riserviamo una parte delle risorse del bando a aziende di piccole dimensioni. Se poi non verranno utilizzate, allora vuol dire che non c'è la capacità imprenditoriale di rispondere positivamente alle sfide che il mercato globale comporta. Dobbiamo sapere anche che da gennaio non abbiamo più la cassa integrazione in deroga.
che è stato lo strumento che ha retto la crisi e quindi ci aspettiamo un sacco di licenziamenti, ulteriori a quelli che ci sono stati, perché la cassa in deroga finisce, la mobilità in deroga finisce, chi è che non ce l'ha la cassa integrazione ordinaria? Le piccole e piccolissime imprese. E l'Abruzzo ha subito un taglio di uffici giudiziari eccessivo, 4 su 8 tribunali, mentre la media nazionale è stata poco meno del 30%. Credo sia giusto che governo e Parlamento rimeditino quella decisione, in quale direzione spetta loro decidere. Io la mia opzione ce l'ho, penso che Lanciano e Vasto e Avezzano e Sulmona debbano farsi portatori di una proposta. E quanto è stato espresso oggi a Lanciano da Giovanni Legnini, vicepresidente della CSM, intervenuto alla festa per la squilla natalizia dell'Ordine degli Avvocati, che ha insignito di toghe d'oro 25 avvocati con 40 anni di attività. Legnini, che in tribunale ha incontrato i magistrati, ha proseguito: io penso che sia maturo il tempo affinché il Parlamento si pronunci. L'opportunità è data dalla legge di conversione del decreto mille proroghe, veicolo normativo giusto che determinò la prima proroga. Buone notizie per il comparto agricolo abruzzese. La Regione ha annunciato che 50 milioni di euro saranno destinati alla categoria e suddivisi in 5 bandi già pubblicati sul sito della Regione. Vediamo. Sono 50 milioni di euro quelli messi a disposizione dalla Regione Abruzzo per il piano strategico rurale, rivolto ad un comparto che nella Regione rappresenta una fetta molto importante dell'economia globale. 5 differenti bandi e la possibilità di accedere da parte di tutti coloro che rappresentino la categoria, anche le piccole realtà. Nel novembre 2015 abbiamo avuto approvato dall'Unione Europea il nuovo PSR 14-20, sono stati pubblicati finora 10 bandi per un impegno complessivo di 70 milioni di euro, oggi abbiamo pubblicato ulteriori 5 bandi fondamentali che riguardano la competitività delle imprese agricole, la commercializzazione, la trasformazione. Sulla misura 4-1 abbiamo investito 25 milioni di euro, 18 milioni di euro sulla trasformazione e poi 2 milioni 300 mila euro per quanto riguarda la formazione, soprattutto per i giovani imprenditori agricoli, e poi 2 misure per quanto riguarda il settore foreste. L'Abruzzo è coperto per oltre il 40% da boschi e foreste, abbiamo elaborato 2 bandi, uno riservato agli enti pubblici e uno invece riservato alle imprese private. Com'è possibile accedere a questi bandi e dove sono tutte le richieste per chi ne volesse fare uso? Tutte le informazioni sono disponibili presso il nostro portale regionale, in particolar modo abbiamo psrabruzzo.it, che è il portale dedicato al piano di sviluppo rurale, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili per procedere con le istanze relative. Quali sono i requisiti? Ma sostanzialmente questi bandi hanno come beneficiari le imprese agricole regionali, inoltre ci sono opportunità anche per consorzi, reti di imprese, enti pubblici, una serie di opportunità per il mondo agricolo e per quanto attiene al settore primario nel suo complesso. Sono risorse di sostegno fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la competitività e la capacità di trasformare e commercializzare. Conferenza stampa di fine anno e di fine mandato per il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, che ha diffuso i dati dell'azione amministrativa dell'ente. Ascoltiamolo. 241 contratti firmati nel 2016 per un investimento di circa 33 milioni di euro, cui vanno aggiunti circa 3 milioni spesi per i danni da sisma e 6 milioni della gara del nuovo ponte sul Vomano a Castelnuovo, che entro fine anno sarà assegnata di nuovo dopo la sentenza definitiva del TAR. 42 milioni di euro di opere entrate nel circuito dell'economia teramana e delle sue imprese, oltre ad un risultato importante, quello del riconoscimento dell'area di crisi vibrata Tronto. E questo il 2016 in pillo della provincia di Teramo, esposto nella tradizionale conferenza stampa del presidente di fine anno, che segna anche la conclusione del suo mandato. È stato un anno molto difficile, che si è ovviamente ulteriormente aggravato con il terremoto, che in questo momento rappresenta per noi, per tutti, diciamo, una priorità da affrontare e da risolvere, e anche un'opportunità per programmare il futuro in modo diverso. È chiaro che il tema della sicurezza in genere è un tema che ormai è nell'agenda di ogni cittadino, quindi io quando parlo di sicurezza parlo di tutto, parlo di edifici pubblici, parlo di edifici privati, parlo di strade e parlo di ponti. Credo che le opportunità che avremo in futuro, che riguardano in particolare il modo come si intercettano fondi strutturali europei, dovranno garantire essenzialmente per prima cosa la sicurezza.
Ci spostiamo a Chieti, 700.000 euro destinati alla sicurezza nelle scuole utilizzati invece per sanare i debiti fuori bilancio della giunta di Primio. È la denuncia dei consiglieri comunali del Partito Democratico che chiedono il blocco della procedura. Non si baratta la sicurezza nelle scuole, questo è il coro unito dei consiglieri del PD di Chieti che criticano duramente l'utilizzo di fondi destinati alla sicurezza nelle scuole per risanare invece i debiti fuori bilancio. Si parla di 700.000 euro a fronte di 4 milioni complessivi. Per pagare i debiti fuori bilancio per quasi 4 milioni di euro, il Comune di Chieti ha sottratto dei fondi per l'adeguamento sismico delle scuole di Chieti, soprattutto in particolare per le scuole Cellit, Mezzanotte e dell'Hollis. A noi preme sottolineare il fatto che il debito debba essere riconosciuto perché è giusto così e coloro che hanno vinto la causa, che è passata anche in giudicato, debbano essere pagati dal Comune di Chieti. Ma quello su cui premiamo e su cui lotteremo fino al prossimo bilancio per far rimettere questi stanziamenti per le scuole è per il fatto appunto che i soldi sottratti, cioè circa 700.000 euro, sono stati sottratti per l'adeguamento sismico di queste scuole. Nel mese di ottobre i consiglieri nel corso della Commissione Lavori Pubblici sul piano triennale delle opere avevano indicato voci di spesa da devolvere invece alla sicurezza nelle scuole, quasi 1,2 milioni di euro. Passeremo di nuovo in bilancio per il prossimo anno, per le previsionate del prossimo anno, per fare in modo che questi fondi siano appunto nuovamente stanziati per l'adeguamento sismico di queste scuole e per la vulnerabilità. A Montesilvano la Giunta Maragno delibera la realizzazione di un nuovo svincolo per facilitare l'uscita dalla variante SS16, migliorare le problematiche legate all'inquinamento ambientale e acustico, nonché snellire tutta la mobilità urbana. Sono queste le priorità dell'amministrazione, si legge nella nota, che sta lavorando per individuare soluzioni a breve, medio e lungo termine. Per questa ragione abbiamo deliberato la realizzazione di uno svincolo nell'area adiacente il cimitero comunale che faciliterà l'emissione delle auto che escono dalla galleria I Pianacci sul tessuto urbano senza passare per la rotatoria di via Chiarini e via Togliatti. E come accade ormai da 14 anni, i piccoli degenti dell'ospedale di Pescara hanno ricevuto i regali da Babbo Natale, evento organizzato da Adricesta in collaborazione con il Comando dei Carabinieri. Vediamo. Come diceva, Babbo Natale Carabiniere esiste ormai da 14 anni e questo evento ogni anno, da 14 appunto, torna ad allegrare l'ospedale e i degenti dell'ospedale qui a Pescara. Tutti gli anni i carabinieri si tassano e ci aiutano ad acquistare i giochi e veniamo in questo ospedale sempre nei reparti pediatrici per portare un attimo di allegria, soprattutto tanti regali e tanta gioia. È un po' inusuale vedere un carabiniere con la divisa, perché in effetti la sua divisa porta i pantaloni neri con la striscia rossa e porta anche lo suo striscione tipico dei carabinieri, ed è stata un'iniziativa molto bella. Negli ultimi anni tra l'altro i ragazzi si creano delle raccolte fondi per supportare i nostri progetti di Adricesta, quindi un ulteriore regalo di Natale che viene fatto nello specifico quest'anno per il progetto Arredi del Day Hospital Oncologico. Purtroppo un Day Hospital che dispone a tuttora di solo 10 postazioni per la chemioterapia indistintamente per uomini e donne. Nel nostro progetto, convalidato dalla ASL e dal primario il dottor Garuffi, sono previste 20 poltrone, quindi il raddoppio di queste postazioni, ma suddistinte in due aule, in due stanze, una per gli uomini e una per le donne, quindi anche per dare un po' più di dignità nel momento del dolore e delle terapie. Da un po' di anni andiamo anche nel reparto adulti, siamo stati in neuropsichiatria, in psichiatria e siamo stati anche in oncologia e abbiamo visto che tutti gradiscono tantissimo il suono della zampogna e dei canti natalizi che il conservatorio di Pescara con gli studenti del corso di musicoterapia da anni offrono alla nostra associazione. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Il Pescara resta in linea di galleggiamento con il pareggio conquistato al photo finish sul campo del Palermo. Un finale tutto cuore poteva anche regalare i 3 punti ai biancazzurri che torneranno in campo l'8 gennaio contro la Fiorentina.
Nel frattempo la società può concentrarsi sul mercato, rivediamo le fasi salienti del pareggio 1-1 maturato al Renzo Barbera nel servizio e poi ascoltiamo il presidente del Delfino Daniele Sebastiani. Con un gran finale di gara il Pescara pareggia per 1-1 al Renzo Barbera di Palermo, una gara incredibile sfiorando al 49esimo la vittoria negata ai biancazzurri da una super parata di Posavec, grida vendetta anche il gol annullato a Fornasier quasi allo scadere, gol poi dalle immagini risultato regolare. Gli abruzzesi che al 90esimo sembravano quasi in B hanno invece avuto il merito di raddrizzare proprio in extremis una gara che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo campionato. Ora il mercato con la possibilità di migliorare l'organico. Non ci sarà una rivoluzione, ma acquisti sicuramente mirati. Davanti a Zeman, seduto in tribuna, Palermo e Pescara si affrontano davanti a 25.000 spettatori. I rosanero si affidano a centrocampo all'esperienza di Gazzi e in avanti al fiuto di Nestorowski con Diamanti più indietro. Nelle Pescara non ci sono Beibec, Mitriza, Pepe, Verre e Aquilani già ai saluti. Odd opta per un particolare 3-5-2 con Zampano e Biraghi più avanti e una difesa a 3. A sorpresa uno dei tre ex rosanero, Gaston Brugman, va in panchina. Nel settore ospiti presenti 50 coraggiosi tifosi del Pescara. L'avvio è equilibrato con il Pescara più manovriero sugli sviluppi del corner e poi Memushai ad incornare di testa alto di pochissimo. I siciliani hanno difficoltà a trovare spazi. La squadra di Corini pian piano inizia ad avanzare il proprio baricentro in avanti, trovando nella prima vera occasione al 33esimo il gol del vantaggio con una prodezza agevolata da una ingenuità della difesa pescarese. Il gol del giocatore rossanero Quaison fa esplodere il Barbera che diventa una bolgia, con Oddo che però sprona i suoi a non mollare. Si arriva però al termine del primo tempo senza altre emozioni e con il rosanero in avanti. Nella ripresa si riprende con gli stessi 22 di inizio gara e con il Pescara chiamato a cercare di recuperare il risultato. I biancazzurri fanno un po' di possesso palla, ma al 20esimo e Iaialo a mancare di poco di testa il gol del 2-0 che avrebbe ammazzato la gara. Otto a metà ripresa manda in campo Brugman al posto di Alessandro Bruno. L'inerzia della partita però non cambia con i minuti che scorrono veloci e con le possibilità di pareggio del Pescara che sembrano assottigliarsi, anche perché restano una chimera le conclusioni verso la porta di Posavec. Oddo alla mezz'ora gioca anche la carta Cristante che prende il posto di Campagnaro. Il finale di gara vede grandi emozioni. Al 35esimo c'è un'opportunità per Pettinari che allarga troppo il compasso mettendo a lato. Al 44esimo sugli sviluppi di un angolo arriva il pareggio di Fornasier che sembra in posizione regolare, ma l'assistente alza la bandierina e Massa annulla fra le vibranti proteste abruzzesi. Ma questa volta il finale almeno sorride al Delfino, visto che al 47esimo Gonzales sgambetta in area Caprari. Massa indica il dischetto senza esitazioni con Biraghi che si prende la responsabilità di cacciare il penalty dagli 11 metri spiazzando il portiere palermitano. I giocatori del Pescara dopo il gol corrono ad abbracciare il tecnico Massimo Oddo, mentre poco dopo al 49esimo è ancora il portiere siciliano a salvare porta e risultato con una parata miracolosa su tiro violentissimo di Ledian Memushai. Il Pescara manca la vittoria ma evita un altro KO, restando così aggrappato alle speranze di salvezza. Io vorrei sottolineare quello che è accaduto dopo il gol di Biraghi, la corsa di tutti i giocatori ad abbracciare il tecnico Massimo Oddo. Ma non c'è da, sottolinearlo per voi, per noi che viviamo la squadra giornalmente. È stato un bel gesto però. Sì, ma non è, questi sono gesti che devono essere spontanei, non è che sono gesti preparati. Io so che da presidente, so che la squadra è col mister e quindi il mister lo difendo fino alla morte, così come difendo i miei giocatori. Questo è il modo per cercare di lottare fino alla fine dell'anno, per cercare di portare a casa qualcosa di importante. Ma non è mano dura perché sarebbe un torto verso i ragazzi, verso Aquilani e verso Manai, che non è che adesso dobbiamo trovare i colpevoli di questa situazione, che non sono sicuramente né Manai né Aquilani. Noi prenderemo delle decisioni, abbiamo cominciato a guardarci intorno, a prendere delle decisioni ed è giusto che non prendere in giro nessuno, tutto qua. Poi nei prossimi giorni cominceremo a lavorare per il mercato di gennaio, che ci servirà per darci una mano, per cercare di darci una mano. Ci sarà una rivoluzione sul mercato repulisti oppure ci saranno degli interventi mirati? No, ma quale rivoluzione? A gennaio le rivoluzioni non servono a nulla, anche perché non è che ci sono tutti i giocatori che vanno in giro a gennaio, non sicuramente o sono quelli che hanno giocato poco nelle squadre dove giocavano, oppure non credo che siano
migliore dei nostri. Ci sarà un mercato intelligente, cercheremo di fare un mercato che ci possa dare una mano per migliorare quello che già abbiamo. Sull'attaccante possiamo dire che Dennis è la prima scelta? Ma no, sull'attaccante adesso in questi giorni io dovevo farmi qualche giorno di vacanza, rinuncio e lavorerò insieme a Luca e a Peppe Pavone per cercare di trovare i giocatori che possano sposare questo tipo di spirito. Questo è lo spirito che piace a noi, questo è lo spirito che poi ci riporterà dalla nostra parte anche i tifosi. Si può dire che l'obiettivo del Pescara a gennaio è quello di portare, di regalare al tecnico Massimo Oddo due difensori e due attaccanti? No, di regalare quei giocatori che ci servono, se sono due difensori, sono uno, se sono due attaccanti, un centrocampista. Adesso faremo una riunione tecnica e vedremo di quello di cui abbiamo bisogno per migliorarci. Andiamo in Lega Pro, minuti di recupero questa volta a Mari per il Teramo, sfuma al 95esimo la vittoria al Bonolis contro il Lumezzane, in vantaggio con Sansovini ad inizio ripresa, il Diavolo si fa sorprendere da una palla inattiva, in cassa l'1-1 di Leonetti, il servizio della partita, vediamo poi a seguire le parole dei due allenatori Zauli e De Paola, ai microfoni di Jacopo Forcella. All'ultimo assalto di una gara che sembrava vinta, il Teramo riesce nell'impresa di rovinarsi il Natale, facendosi raggiungere da un Lumezzane magari non trascendentale, ma che nel finale sfrutta il fallo ingenuo di Steffè per siglare con Leonetti il gol dell'1-1 che per i biancorossi sta di beffa tremenda. Strano a dirsi, proprio Leonetti, uno che per ammissione stessa di Luciano De Paolo a fine partita lascerà i Lombardi tra pochi giorni. Zauli prova dall'inizio a riproporre Fratangelo e Capitanio, panchinando Sansovini e Caidi, ma il più in palla e Ilari, che al sesto prova a battere Leonetti, attento nella risposta. Lumezzane, che in fase difensiva sbaglia pochissimo, quasi nulla, e con Bacio Terracino al 12esimo e Russini, minuto 17, tenta di creare qualche grattacapo a Rossi, che però non rischia davvero nulla. Sarà che il primo tempo è alla camomilla, quasi al cloroformio, tanto da far venire più di uno sbadiglio agli infreddoliti spettatori del Bonolis. Ilari al 18esimo ha una grande occasione, in area ma col sinistro manda la palla al lato. Nell'intervallo Zauli getta nella mischia Sansovini e l'ex Pescara lo ripaga subito. L'assist di Carraro è trasformato nel vantaggio dalla punta, che col piede preferito, il mancino, pesca l'angolo alla sinistra di Pasotti. Il Teramo mette il naso avanti, ma l'esultanza di Sansovini è quantomeno particolare. Resta fermo con i componenti della panchina che scattano per abbracciarlo. Insomma, l'ennesima esclusione non sembra proprio essergli andata giù. De Paolo inserisce speciale per Varas, ma è il Diavolo che impegna Pasotti con croce sinistro centrale. Il tecnico di casa lo cambia qualche minuto dopo con Petrella, ma è Boulevardi a sfiorare il raddoppio al 70esimo. Anche Petrella prova a blindare il risultato con Mancino, ma Pasotti è superlativo a sbarrargli la strada. Il Lumezzane tenta il tutto per tutto e coi calci piazzati va vicino al pari in mischia. L'ultimo sussulto di casa di Sansovini, sempre lui, con lob che manca di poco, il bersaglio grosso. Il resto è la beffa che si consuma quando l'arbitro ha già quasi il fischietto in bocca. Leonetti ricaccia indietro il Teramo e lo costringe a giocarsi col Bassano l'ultima prima di Capodanno e della sosta. Sarà anche il terzo risultato utile consecutivo, ma l'aria in casa Teramo continua a rimanere pesante, molto pesante. Avevamo costruito una buona partita contro una squadra difficile, sono stati bravi i giocatori con un'ottima pressione a centrocampo anche alta, a rubare una palla importante, a far far gol a Marco che ha fatto un gran gol, quindi avevamo fatto la cosa più difficile, cioè fare gol a una squadra che era la miglior difesa. E il rammarico grosso è non tanto quell'episodio, ma uno di quei tanti episodi, perché secondo me negli ultimi 10 minuti di quarto d'ora è mancata quella sicurezza, quella personalità, un po' come si dice nel tennis il braccino, no? Abbiamo, secondo me, perso tante palle nella metà campo avversaria per addormentare la partita. E quindi poi abbiamo dato la possibilità a Lumezzane di buttare palla dentro, e quando si butta palla dentro, ci sono 22 giocatori dentro l'area, succede tutto, e quindi dispiace per questi ultimi 10 minuti di un quarto d'ora dove la squadra, per portare a casa il risultato, avrebbe sicuramente dovuto gestire meglio un po' le emozioni degli ultimi 10 minuti. Siamo stati puniti, il rammarico è enorme, perché insomma l'importanza di questa vittoria è davanti agli occhi di tutti, e si volta pagina immediatamente, non abbiamo altro da fare, insomma, e quindi pensiamo alle cose positive fatte, a quelle negative per migliorarle e continuare ad andare avanti, perché insomma il nostro campionato è con tutte le altre pretendenti, siamo tutte praticamente attaccate, quindi non è certo oggi una vittoria o una sconfitta. Oggi c'è grande rammarico, perché gli scontri diretti vinti insomma hanno un valore diverso, e quando prendi gol all'ultimo secondo, poi su palla inattiva,
perché la Ferrari non l'aveva preso su palla inattiva, noi sì. E quindi, sai, lì quando buttano la palla dentro, te l'ho detto, fondamentalmente diventa un 9 contro 9, perché uno batte, uno fa la barriera e poi dentro diventa un 9 contro 9 e abbiamo perso il duello. E quindi siamo stati puniti, non hanno neanche esultato l'arbitro fischia alla fine, capisci che il rammarico è enorme, però non è tanto, quello è stato uno dei tanti errori come ho detto prima, insomma, ed è stata la gestione degli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora che avremmo dovuto addormentare la partita un po' di più. Io sono entrato da 11 partite, è una squadra che non molla, è una squadra che sta sempre sul pezzo, è una squadra che anche le sostituzioni sono state sostituzioni mirate, ho fatto entrare Magnani perché mi serviva un giocatore che sulle palle alte potesse dar fastidio, è entrato Leonetti, devo dirti la verità, è un giocatore che non dovrebbe rimanere per un semplice motivo, perché è in lista a gennaio che potrebbe andare via, sicuramente andrà via, e oggi ci ha fatto questo grande regalo. Quindi qua voglio parlare della professionalità di questo ragazzo. Sai, molte volte i giocatori che sanno che devono andare via a gennaio entrano in campo e se ne sbattono un po' dell'allenatore, del gruppo. Invece è un ragazzo che è legato a questo gruppo. Poi ci sono gli allenatori che fanno delle scelte e quindi dispiace, ma è così. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.